Sì, qui tu giustamente stai riprendendo uno dei motti dei patrioti del risorgimento abruzzese. Chi si mette chi nu s'accatta di guai. Traduciamo per i non abruzzesi, chi si associa alla nostra lotta si compra i guai, proprio si mette nei guai. Il che è vero perché questi patrioti spesso hanno marcito nei bagni penali, che non erano come le galere di oggi. E hanno patito l'esilio, perquisizioni interrotte dalla polizia borbonica, spesso sono morti in miseria come Clemente, quindi veramente i guai se li sono accattati. Sì, e per questo sono lieto di ringraziare per questo allestimento il fondamentale contributo della maestra d'arte Daria Ferrara, che veramente è stata di importanza vitale, perché lei, insieme all'autoressa, insieme alla coordinatrice Zille Ferrara, lei è l'anima di questo allestimento, per cui grazie mille, maestra d'arte. Quindi, dopo questo doveroso e sentito ringraziamento, concludiamo parlando dell'ultimo ritratto che dobbiamo alla generosità, altrettanto non comune, dei fratelli Barcaroli di Città Sant'Angelo, discendenti dei Castagna. Allora, Pasquale Castagna, chi era costui? Pasquale Castagna, ritratto da Paolo De Cecco nel 1867, è figlio del grande Michelangelo. Michelangelo Castagna, uno dei capi con Domenico Senione dell'insurrezione nel 1814. Si salvò, Michelangelo è stato arrestato, Michelangelo avrebbe fatto la stessa fine dei martiri angolani, decapitati, le teste appese, i parenti costretti a battere le mani a pagare le spese, però riuscì, scappò e quindi salvò la testa e fu poi Michelangelo il padre deputato nel 1821 a Napoli nel 48. Morì dimenticato, perché questi sono patrioti repubblicani che l'Italia poi una volta unita ha dimenticato, gente che non ha davvero si è dedicata alla liberazione dell'Italia e agli ideali con tutto il cuore, senza nulla chiedere, e sono morti spesso dimenticati, perché sappiamo che dopo l'unità i repubblicani, Garibaldini e Mazzini furono fatti fuori perché prevalse l'anima moderata cavuriana. E lo stesso Clemente, noi lo vediamo triste, forse Luigi Polacchi lo ha ritratto triste perché lui era veramente amareggiato, che aveva patito per anni, erano morti i suoi familiari, per un'Italia repubblicana giusta in cui il popolo fosse sollevato dalle condizioni di selvaggio, e invece se ci ritrovavamo i piemontesi che trattavano il sud come una terra di conquista, e quindi Clemente è triste, e lo capiamo. Pasquale Castagna, figlio di Michelangelo, con il fratello Nicola, importante letterato e giurista di Città Sant'Angelo. Lui, il nostro Pasquale, ha lasciato inedito la storia d'Italia dalle origini mitologiche ai giorni nostri, che viene ai giorni suoi, quindi intorno al 1880, 6 volumi inediti che in futuro ci auguriamo di poter pubblicare su internet gratuitamente, grazie alla disponibilità dei fratelli Barcaroli. E avremmo voluto esporre anche il ritratto di Michelangelo, però era lesionato, qui non abbiamo potuto, però ci ripromettiamo in futuro recente, a breve, di poterlo restaurare per restituirlo, appunto, per poi in futuro poterlo esporre, perché è una bella opera. Questo è il ritratto di Paolo De Cecco, fondatore del convento michettiano, con appunto Michetti, Tosti, Barbella d'Annunzio. Famoso Paolo De Cecco, e poi fu anche virtuoso di mandolino, a Parigi nei concerti aveva molto successo. Pasquale Castagna, abbiamo detto, storico, poi anche scrisse anche importanti opere giuridiche. Con il fratello Nicola, che invece lo ricordiamo con più piacere, oltre che per gli studi linguistici, tra l'altro una notariciola molto singolare sulle parole del dialetto abruzzese nella Divina Commedia. Nicola Castagna è famoso per questa sua opera sulla sollevazione del 14, che bisognerebbe vedere perché veramente ci ricorda con grande partecipazione questo moto carbonaro. Va bene, io ringrazio il dottor D'Albenzio e buon risorgimento a tutti.